Tutti i giovedì, dalle 7 alle 9, venite a far parte di una gabbia di matti. Ciao, bello. Sono Cesare Deserto, sono alto, bello, muscoloso, famoso. In poche parole, sono un VIP. Sapete qual è il più grande vantaggio dell'essere famosi? Quello di non pagare mai. Basta un autografo, una fotografia, una pacca sulla spalla e se volemo tutti bene. Ma quanto è bella Radio Italia anni 60! Dopo la trasmissione ho proprio voglia di offrire dei bei pasticcini a tutta questa meravigliosa redazione. Logicamente, a gratis. Pronto? Pronto? Sì, eh? Pasticceria? Sì. Buongiorno, sono Cesare Deserto. Volevo sapere se effettuate servizio catering. Sì, ma chi uno, siete? Cesare solo. Deserto. Come che vuol dire? Speaker radiofonico, DJ. Lavoro a Radio Italia anni 60, sono una persona famosa. Dove lavorate? Radio Italia anni 60. Radio Italia anni 60. Se ha internet poi scrive Cesare Deserto e vede chi sono. Ma volevamo una sessantina di bignè, pasticcini, avete i Minion? Come no? Che gusti volete? Un attimo solo, Ilari, un attimo solo, dimmi Ilari. Sì, ora chiedo, al pistacchio avete bignè? Come no? Al pistacchio, alla crema, alla chantilly. Ottimo, Ilari, ottimo, ce l'hanno al pistacchio. Al cioccolato, alla fragola, alla... Sì, sì, che c'è Ilari Blasi che è al pistacchio mamata. Allora, facciamo 10 al pistacchio. Un attimo che prendo nota. Sì. 10 crema. 10 crema. 10 Nutella. 10 Nutella. Agostine ce l'avete? Aragostine sì. Ok, facciamo 10 Nutella e 10 crema. Aragostine Nutella 10. Ma vi mando pure un piccolo ma sì, va bene anche per me. E una cosa con noce di cocco, molto buona, che voi italiani la mangiate ottimo. Volentieri. Va benissimo, anche noce di cocco. Poi i mignon con le fragoline, con la fruttina, ce l'avete quelle cose lì? Cestini, come no. Ok, ok, un'altra decina. Una decina. Ok. Ok, quanti siamo arrivati? A quanti siamo? Allora, abbiamo 10, 20, sì. 30, 40, 50, 60. Sì. Va bene così. Lei è la titolare? Io sono la titolare, sì. Le fotografie poi per gli autografi viene lei in studio perché per noi è difficile passare lì. Allora, c'è Antonio delle Donne che tutte le mattine sta a Re1 con Caterina Balivo. Poi Carlo Senes è impegnato perché tra poco inizia la trasmissione. No, ma non vi preoccupate, venite a prendere l'ordine che adesso veramente non ho tempo di fotografie e cose varie. Ma è così gentile, scusi, cioè ci offre tutto gratis, almeno facciamo delle foto. Ah, questa ordinazione viene tutto gratis? Mi sono presentato, sono Cesare Deserto di Radio Italia. Noi non paghiamo quando andiamo in giro. Fanno le foto, facciamo foto, autografi e finisce lì. E che le devo dire? Venga a prendere la roba, poi vedremo. Chi viene a prendere la roba? Mi devi lasciare un vostro indirizzo o qualche cosa? Guardi, per essere sicuri che è veramente Radio Italia. Non è che viene uno qualsiasi, prende la roba e buonanotte. Certo, preciso. Certamente, c'è Massimo della Seta. Io le do proprio il numero di Massimo della Seta, che lui sta a Domenica In, Tiki Taka, 90esimo minuto, è famosissimo. Senta, mi scusi, io non sto sempre in televisione per vedere queste cose. Ho capito, vabbè, segni questo numero. Segni questo numero, verrà Massimo, tanto viene Massimo, parla con lui. 328 73 42 se me lo ripete 328 734. Sì, Massimo della Seta poi sia su internet con Aldo Biscardi, famosissimo, pinolista famosissimo. E vi mettete d'accordo entrambi, va bene? Va bene, ok. Va bene, buona giornata. A lei. Grazie. Ragazzi, finalmente se magna!